Allora, sono qui con SolidWorks e con questa messa in tavola. E diciamo, l'alunno ha creato questa ruota dentata. Al di là, vabbè, ma quello non è che mi interessa più di tanto sul fatto di questa linea che dovrebbe essere più spessa, però vabbè, non è che mi interessa più di tanto. Quello che mi interessava invece era andare ad indicare, vedere come è stato fatto il 3D, ok? Dunque, è stato fatto in due configurazioni, una per andare a creare questo solo con un dente, perché è stato creato la ruota, è stata creata la ruota dentata con più denti. Allora io vado ad aprire, vediamo adesso se fa qua, vado, tasto destro, vado ad aprire, e questa è la configurazione giustamente 2D, e poi ho la configurazione 3D. La cosa strana è questo del Design Library due volte, che a mio avviso è la stessa cosa. Ok, dunque c'è qualcosa di strano. Sono curioso di andare a vedere cosa succede. Allora io vado sulla configurazione, questa è il 3D, dunque è attivata quella sotto, vado dal 2D ed è attivata quella sopra. Adesso io porto la storia più avanti, indietro. Ok, dunque vado sul 3D e giustamente non mi si attiva. Se attivo questo, perché io dico, caspita, te lo tengo attivato su tutte e due, cos'è che succede? Che c'è il problema dello smusso. Ecco perché l'alunno ha fatto la seconda, però è inutile. È meglio, succede questo, che vado a risolvere la problematica. Questo qua posso tranquillamente cancellarla. Allora vado qui, vado dentro a vedere cosa c'è nello schizzo, lo apro, vado a vedere cliccando qui. Ok, qui non si vede niente, però ci dovrebbe apparire un qualcosa. Ok, allora clicco due volte qua, tutte in questo schizzo sono svincolate e c'è il concentrico. Allora cancello il concentrico, mi sposto, vediamo se riusciamo a spostarci, perché vediamo, facciamo esca, che così mi sposto, vediamo se riusciamo. Oh, a questo punto prendo questo punto, clicco qua, vado a prendere l'origine, lascio andare e metto concentrico. A questo punto ho risolto tutto, ok? Questo lo sospendo perché era nella situazione di sospensione, ok? E allora a questo punto io posso cancellare anche questa qui, perché se io vado nel 2 sono in questo, ok? Dunque io posso tornare qua e posso tranquillamente cancellare questa qua, ok? Dove io ho la configurazione 2D, 3D. Ok, dove io ho, in questo caso qua andiamo a vedere la storia. Dunque, è inutile farne due, si dovrebbe mettere a posto perché così si appesantisce di meno, il file, diventa meno pesante, ok? E dunque se poi abbiamo tanti assiemi, volevo vedere questo qui, andiamo questo. Ok, dunque lui cos'è che ha fatto? Perché la ruota dentata è stata fatta, ok, e poi è stato aggiunto quello. Mi può anche andare bene che lui ha fatto così, ha fatto solo l'apertura dei denti. A questo punto anche qui si poteva magari in modo un pochino più razionale, magari, non so, eliminare. Perché la ripetizione circolare mi avrebbe creato meno problematiche. Perché vediamo, adesso io vado, è sempre lì a destra. Vediamo però, è perché può darsi che lui invece servisse.
andiamo a vedere. Lui il dente è questo, perché il dente è questo qua, lui probabilmente, e dunque andiamo a vedere se io vado a destra, se vado a sospendere la ripetizione, lui invece è, se l'è un po' aggiustato, e dunque ha fatto bene a fare così, perché se l'è aggiustato e è andato qua, e andiamo qui, perché poi questo qua il dente gli va dritto, invece se io vado a sospendere la ripetizione, io ce l'ho giustamente spostato così, dunque lui probabilmente serviva quel dente lì. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.